Oggi è il giorno giusto per aprire l'ultimo starter deck che c'è rimasto da aprire di Disney Lorcan, perché gli altri già li abbiamo aperti. Questo qui è quello dedicato a Topolino e a Vaiana barra Moana in inglese. Andiamo ad aprirlo! Sono abbastanza emozionato perché questo qui è l'ultimo prodotto che mi è rimasto sigillato di Lorcan. Dopodiché dovrò cercare di completare la collezione attraverso, probabilmente Vinted o eBay. Vi faccio vedere velocemente tutti i lati della confezione. Questo qui è il mazzo Ambra e Ametista. Andiamo ad aprirlo. E voilà! Il contenuto è sempre lo stesso. I segnalini, il terreno di gioco, le istruzioni, una bustina. Oh, questa volta abbiamo Malefica, che non l'avevamo ancora trovata, visto che due bustine su due avevano la figura di Topolino, e finalmente il nostro mazzo. Andiamo a spacchettare il mazzo e a vedere le carte che sono contenute all'interno. Partiamo con una bellissima Ariel. Fantastica questa Ariel. Altra Ariel. Moana, eccola qua, la primissima carta foil, molto molto bella. E la seconda, Mickey Mouse. Questa qui è fantastica, raga, è bellissima dal vivo. Spero che in video si veda bene perché è veramente bellissima. Poi abbiamo Cinderella. Altra Cinderella. Ade, mamma mia. Fantastico, Ade. Hey, hey! Altro hey, hey. Maximus. Questo qui dovrebbe essere, se non erro, il cavallo... No, 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 non è Pegaso. Lo stavo confondendo con il cavallo di Hercules, no. Stavo per dire una cavolata. Mickey Mouse, Topolino, questa qui ci mancava. Minnie Mouse, la fidanzatina di Topolino. Stitch, personaggio apprezzatissimo della Disney. Be Our Guest. Control Your Temper. Controlla il tuo temperamento? Mamma mia, io l'inglese giriamo su due strade parallele. Hakuna Matata, bellissima Hakuna Matata. Poi abbiamo Part of Your World, Dingle Hopper, tre volte, Dottor Facilier, un altro Dottor Facilier, Flotsam, Jafar, questa qui l'avevamo trovata nelle bustine qualche giorno fa, Jetsam, che credo sia allora il fratellino, Magic Broom, pam pam paravaram param paravaraba, Malefica, Maleficent 2, Olaf, che carino Olaf, 3, Pascal, Rafiki, bellissima, fantastica, il colore viola devo dire che su queste carte ci sta veramente benissimo, Sven, questa qui già l'avevamo trovata nelle bustine anche questa. Guarda roba, guarda roba, guarda roba. Siamo quasi arrivati alla fine di questo mazzo. Isma. Mamma mia, quanto l'adoro Isma. Mi piace troppo come personaggio. Troppo simpatica, nonostante sia una cattiva. Friends on the other side. E basta. Tre Friends of the Other Side. Ora che finalmente abbiamo aperto tutti e tre i mazzi, sono pronto per farvi vedere la mia collezione completa di Disney Lorcana e ve la mostrerò nei prossimi giorni. Intanto voi fatemi sapere qual è il mazzo che vi è piaciuto di più dei tre che abbiamo aperto. Questa qui è l'ultima bustina che mi è rimasta di Disney Lorcana. Andiamo ad aprirla nella speranza che all'interno ci sia qualcosa di veramente ma veramente succoso. Ormai le bustine sono praticamente introvabili se non a prezzi spropositati, quindi questa qui è la mia ultima occasione di trovare qualcosa di raro, raga. Speriamo, ma davvero speriamo. Sono più emozionato della prima bustina, raga, allucinante. QR code come al solito. La gamba sinistra forse mi mancava. Andiamo a vedere queste 12 fantastiche. No, raga, ma ce l'ho 150 volte questo, ma non lo sopporto più, lo sogno la notte. Malefica, questa mi sa che ce l'avevo già. Aladdin. No, vabbè, ma raga. Ma raga, ma tutte ce le ho. Tutte, per il momento tutte. Questa qui 150, questa, anche questa qui. No, raga, la bustina peggiore che ho aperto in assoluto di Disney Lorcana. Cioè, ce le ho tutte. Oh, finalmente ne trovo una che non mi manca. Robin Hood, questa qui ce l'ho. Ade, oh, raga, questa mi manca, bellissima questa. Finalmente qualcosa di veramente interessante all'interno di questa maledetta bustina. Vediamo l'ultima carta, che cos'è? È Ariel, raga. No, ma raga. Raga, è andata da Dio, ma cioè, incredibile, Ade
E Ariel, no, ma questa bustina è fantastica. Sono emozionato perché ho aperto un sacco di roba schifosissima e nell'ultima bustina ho trovato veramente qualcosa di interessante. Sono contento, sono contento. Che cosa ne pensate? Ogni tanto un po' di fortuna anche per me ci vuole. Sono riuscito a trovare un'altra bustina di Disney Lorcana. Apriamola nella speranza di trovare finalmente qualcosa di veramente raro. Eccoci qua, come al solito, 12 carte all'interno, di cui una foil. Speriamo che sia una carta interessante. E partiamo con la gamba destra di Mickey Mouse. Develop Your Brain, ce l'ho già. Abu, ce l'ho già. Pumba, molto carino, ce l'ho in singola copia, quindi mi fa piacere averne un altro. Malefica, ce l'ho già ovviamente. Questo Peter Pan, ce l'ho già. Hercules, ce l'ho. Smash, c'ho anche questa. Dragonfire, mamma mia, ce le ho tutte. Sven, ce l'ho, raga, che sfiga. Lilo, forse questa qui non ce l'ho, una carta rara. Tra l'altro questa qui andrà direttamente nel mio mazzo, perché io ho fatto il mazzo con questo colore. Iago, carta rara. E l'ultima, Cerebro, carta foil. Una bustina veramente schifosissima. Vabbè, andrà meglio la prossima volta.